Noi federalisti ci interroghiamo sul futuro dell'Europa guardando le sue istituzioni, i politici e le decisioni che vengono prese, ma qui, a Bruxelles, possiamo guardare le istituzioni in relazione alle persone, al dove, al luogo in cui sorgono. Spesso chiamiamo quartiere europeo l'area del Parlamento, del Consiglio, della Commissione, come se siano sorti in un vuoto temporale e spaziale, nulla ci fosse prima. Ma in realtà quartiere europeo è una dicitura informale. Sulle mappe l'area delle istituzioni è Leopold Quarter. Le fondamenta delle istituzioni poggiano quindi letteralmente su terra che prende il nome della casa reale belga. Se Leopold I, il primo re del paese, si focalizzò su questioni interne. Suo figlio, Leopold II, fece quanto a fine 800 era più di moda tra i potenti dell'Europa all'epoca: colonizzare. E così colonizzò, come nessun altro mai fece. L'attuale Repubblica Democratica del Congo divenne per decenni sua proprietà privata personale e lui re assoluto. È qui che fondano le radici dell'istituzione europea. Molti in Belgio, a discolpa del re, citano il fatto che non mise mai piede in Congo ed è quindi ingiusto accostare milioni di congolesi uccisi alla colonizzazione alla corona belga. Però a funzionari, militari e missionari in Congo, Leopold II nelle sue lettere scriveva: "Non avete alcuna missione civilizzatrice o di cristianizzazione. Non è quello il vostro obiettivo. Il vostro fine è usare ogni possibile metodo per far sì che i neri del posto non si rendano conto delle ricchezze che stanno sotto i loro piedi e perciò devono essere quieti, sottomessi, mentre prendiamo le loro risorse. Ogni possibile metodo, uno di questi, il più usato, fu il mozzamento delle mani. Al minimo cenno di ribellione o più semplicemente stanchezza, veniva mozzata una mano. Cercate le foto. È qui che fonda la radice delle istituzioni europee. Nel corso di quest'ultimo anno ho vissuto qui a Bruxelles e lavorato presso l'Erasmus Student Network e nell'associazione siamo soliti dire che quando usciamo dalla casa d'associazione per andare al nostro ufficio, prendiamo la metro in direzione Erasmus per poi scendere alla fermata Schuman a pochi metri dal Consiglio e dalla Commissione europea. Tutto vero, è tutto vero. Ma questa storia la possiamo vedere da un'angolazione diversa, raccontare diversamente. In SN prendiamo la metro alla fermata Petillon, maggiore dell'esercito di Leopold II, che per anni terrorizzò il cosiddetto Congo belga per conto del re, e andiamo al quartier Leopold. E quei pochi minuti di metro rendono chiara la connessione tra la storia dei monarchi del Belgio e la colonizzazione d'Africa. Altrettanto chiara deve essere quindi la connessione tra il dove e le radici delle istituzioni europee. Perciò, quando ci interroghiamo sul futuro dell'Europa e guardiamo alle sue istituzioni, chiediamoci anche come, da queste radici, possiamo offrire a questa e alle prossime generazioni fiori e frutti migliori. Non basta costruire un'Europa unita, ma dobbiamo lottare perché l'Europa riconosca appieno il suo passato, trovi il suo posto nel mondo e sia per tutti il sogno inclusivo di pace che da decenni è per molti europei. Da Bruxelles, buon Black History Month.